viviamo in uno dei terreni più fertili al mondo, ma c'è qualcosa che non funziona. Non rispettiamo casa nostra. Il concetto di casa non sono le quattro mura dove vivi, nasci e muori. Casa è l'ambiente in cui vivi, la natura che ti circonda, questa bellissima isola in cui viviamo. Già dagli antichi greci era considerato la casa degli dei e noi lo trattiamo come una discarica a cielo aperto. Volevo pulire casa mia. Pirates of Plastic è nata più di 10 anni fa a Sydney, dall'incontro di un gruppo di backpackers e un collettivo di artisti impazziti dell'Europa. Avevamo un sogno in comune che tramite l'arte riuscissimo a comunicare un messaggio ecologico. Quindi raccoglievamo la plastica dal mare, la selezionavamo, quella che non era possibile riciclarla la riutilizzavamo per art installation. Anno dopo anno siamo diventati una famiglia. Ho imparato tanto dagli australiani, dalla natura, come si interagisce con la natura e soprattutto come si rispetta. Finalmente un sogno nel cassetto che avevo è quello di portarla a casa mia, lì a Catania, sull'Etna. All'inizio c'è stato un po' di difficoltà. Anche a livello comunicativo cercare di esprimere il nostro pensiero, la nostra idea, la nostra filosofia di vita. Però grazie a tanti amici e soprattutto a tante persone che si rendono conto della fortuna che hanno di vivere in questo luogo della terra, abbiamo ricevuto tantissimo aiuto e stiamo ricevendo tantissimo supporto. Quello che ci ha veramente colpito è tutto l'entusiasmo e l'aiuto che stiamo ricevendo dalle attività commerciali, dagli amici e dalla gente che incontriamo per strada, spieghiamo il progetto e cerchiamo di invitarli. Cosa succederà in questi giorni? Diverse attività culturali che cercheranno tramite delle attività, tramite dei workshop, di dare questo messaggio alle nuove generazioni. Uniamo arte, musica, sport. È un messaggio che vogliamo portare avanti in questi giorni. È un messaggio naturalmente di rispetto e di amore per casa nostra. Naturalmente con queste 2 giornate non riusciremo a pulire nemmeno un centesimo del terreno siciliano. È soltanto alzarsi in piedi e iniziare a urlare e cercare di fare capire che quello che abbiamo fatto fino adesso negli ultimi decenni è totalmente sbagliato. È strano capire il bilanciamento che c'è nella vita, nelle coincidenze e in tutto quello che facciamo. È come se ci fosse qualcuno che pesasse ogni gesto, ogni azione che decidiamo di compiere ha un peso positivo e negativo. Tanto dai, tanto bene fai e più ne riceverai. Non ci deve essere sempre uno scopo di lucro, un interesse economico o un tornaconto. Tanto diamo alla natura, tanto la natura ci darà indietro. Svegliatevi e proteggete quello che veramente amate.